Biperbanca. Da più di 150 anni parliamo la lingua dei nostri clienti. Buongiorno, Ada. Come andiamo? Tiriamo avanti. Dai, ti imbota, va là. Biper Beatrice, che con noi ha fatto la sua scelta green. Ma mica verde, green. Biper Batter d'occhio. Il tempo che Bruno ci mette a inviare denaro da quando usa l'app. Quel pasamen lì le minga buono. Biper Banane e Lamponi, l'ortofrutta che Bianca ha rinnovato con il nostro aiuto. E consegno anche a domicilio. Biper Bella Storia. Con un piccolo mutuo, Biagio e Benedetta si sono tolti una grande soddisfazione. Biper Bel Paese. Da Bergamo a Modena, da Ancona a Palermo. Perché paese che vai, Biper Banca che trovi. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno, come va? Scusate il ritardo. Guarda chi è arrivato, Claudia. Ciao. Carbonara per tutti? Sì. Ce l'avete questa? Certamente, anche noi abbiamo da cecco. Io me la porto sempre. Che sto facendo? Volete due? Sì. Vi spiego, De Cecco è così buona perché nasce dal cuore dei migliori grani del mondo. E l'essiccazione lenta e a bassa temperatura ne conserva il sapore e caratteristiche nutrizionali. E la tenuta in cottura è perfetta. Sempre e solo De Cecco. Rigorosamente. Di De Cecco ce n'è una sola. Continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio Coop, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop. Una buona spesa può cambiare il mondo. Guardo un pochino più giù, mamma, prova. Ecco. Là. Ed era così bello. E tu? Chi sei? Buongiorno, grazie per essere intervenuti all'ultima delle conferenze stampa di Break Italiano e in particolare che presenterà la serata del 4 luglio. Io sono in buona compagnia, le vecchie pizze dei film. Quest'anno riprendiamo finalmente con gli occhi e il cuore il cinema, perché il festival è tanto atteso, perché il cinema ci è mancato tanto, così come ci sono mancate tante discipline nello spettacolo per causa dell'emergenza sanitaria, purtroppo sono state sospese. Io vorrei innanzitutto sottolineare il fatto che avete
poco fa visto alcuni dei protagonisti dei premi FLAIA che anche quest'anno intendono conservare e aumentare la propria internazionalità. E chiamerei perché li vedo presenti e li ringrazio, la loro presenza è importante perché anche la loro funzione all'interno dei premi italiani è importante anche come promozione dei premi territorialmente, nazionalmente e internazionalmente. L'assessore alla cultura della regione, dottor Daniele D'Amaro, prego, e poi l'assessore alla cultura del comune, Maria Teresa e Maria Rita Paoli Sacconi, prego. Grazie, io sono brevissimo, è evidente che la mia presenza qui è una presenza di vicinanza a questo premio che certo devo scoprire io quando sono in quasi un mezzo secolo di storia. È evidente che i premi Flaiano rappresentano un patrimonio dal valore inestimabile per il comune di Pescara, per l'Italia, ma soprattutto per l'Abruzzo. Ed è evidente che la settimana che andrà dal 26 giugno al 4 luglio si accenderà un riflettore sull'Abruzzo, su Pescara, sulla cultura abruzzese dal valore inestimabile. Quindi l'Abruzzo c'è, l'Abruzzo ci sarà, c'è stata sempre, penso che continuerà ad esserci, per questo che sicuramente è forte, penso di non offrire a nessuno il premio più importante a livello regionale e nazionale. Quindi grazie per tutto quello che fai, che continui a fare e che farai sicuramente per la nostra regione e per la cultura della nostra regione. Grazie, grazie alla regione, all'assessore, grazie. Sì, grazie. Grazie, grazie Carla, buongiorno a tutti. Che devo dire, oggi è una giornata felice, una giornata speciale per la nostra città perché finalmente possiamo dire che, come hai anticipato poco fa, riprenderemo una visione cinematografica. Questo è molto importante perché io ascolto molti artisti, molti cittadini che hanno voglia di uscire, di stare in compagnia, di essere presenti a tutte le manifestazioni culturali che vengono offerte dalla nostra bellissima città di Pescara. E ancora di più questi premi Flaiano che anche soprattutto per quanto riguarda la narrativa, che è molto importante sottolineare che nonostante la pandemia molti scrittori si sono cimentati e addirittura da quello che ho potuto leggere almeno 64 sono state le opere che sono state esaminate da una giuria altamente specializzata e qualificata, e questo è importante perché abbiamo dato finalmente, dopo un anno di difficoltà, di chiusure, di distanziamento che ancora oggi c'è, però possiamo dire che stiamo andando verso una fase di apertura. È importante perché diamo un segnale fondamentale, cioè che anche questo, che sono sempre di più gli scrittori che si cimentano, e questo lockdown può essere stato un segnale che ha determinato la ripartenza alla scrittura, e quindi è molto importante. Io faccio complimenti alla Presidente, a Carla, con cui ho un rapporto di collaborazione, stiamo anche mettendo giù altri progetti molto, molto importanti, e mi congratulo con tutti coloro che hanno fatto parte della giuria, hanno avuto questo arduo compito di scegliere i vincitori, e con tutti coloro che lavorano dietro le quinte, perché è molto importante, perché senza di loro non potremo portare avanti un festival così prestigioso e importante. In bocca al lupo, io mi auguro che il Teatro D'Annunzio sia strapieno di persone, quindi che ci sia la giusta gratificazione per un lavoro che è durato tanto tempo, e soprattutto con grandissimo coraggio, perché in un periodo di incertezza ci è voluto il coraggio di Carla, che ha voluto portare avanti questo progetto che va avanti, questa manifestazione che va avanti da tantissimi anni, anche e soprattutto in ricordo del suo papà. Grazie. Quindi grazie a tutti e mi raccomando, massima presenza. Grazie. Allora, è vero che dietro i premi Flaiano c'è un lavoro
C'è un'organizzazione che è fatta di tante persone, anche i 48 anni diversamente non potrebbero essere festeggiati. Allora io passerei adesso alla lettura dei vincitori. Sono stati scelti da una giuria che sicuro non fa sconti a nessuno, non sceglie in base alle simpatie o in base magari all'audience, ma sempre e soltanto per la qualità. Allora, passiamo alla sezione cinema. Per l'interpretazione maschile, Alessandro Gassman con Non odiare. Alessandro Gassman è un attore che è già stato premiato con il premio Flaiano. E quest'anno il riconoscimento viene conferito perché il film Non odiare forse qualcuno di voi lo avrà visto, ha un valore etico importantissimo, ma è soprattutto la sua interpretazione che è straordinaria. Per quanto riguarda l'interpretazione maschile, Massimo Nini, La volta buona. Anche Massimo Nini è stato già premiato nel corso degli anni, dei primi Flaiano, però quest'anno con questo film si riconferma un attore davvero poliedrico, un attore cinematografico, un attore televisivo, un attore teatrale, e questo credo che sia un po' nell'ordine anche della capacità di questi attori di sapersi rimodulare a seconda del palcoscenico su cui lavora. Per quanto riguarda l'interpretazione femminile, Carolina Crescentini, La bambina che non voleva cantare. Credo che abbiate anche avuto notizia della grande audience che questa fiction, questo film è andato in onda su Rai 1, ha avuto. È la storia di Nada, che è la cantante che si ritrova suo malgrado a cantare per aiutare la mamma che aveva dei problemi di salute. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il premio Flaiano, il 48esimo premio Flaiano, va a Francesco Bruni per Cosa sarà. E per quanto riguarda invece l'opera prima, a Gianluca Iodice, e noto già molto giovane come grande realizzatore di documentari, quest'anno verrà premiato per il film Il cattivo poeta. Il cattivo poeta è stato già era entrato nelle sale, poi il lockdown ha bloccato la sua programmazione, ed è c'è un'interpretazione straordinaria di Castellitto, ed è una rilettura, se vogliamo, d'Annunzio come è conosciuto da molti, ma probabilmente non dagli studiosi, che hanno esaminato quel lato poco conosciuto del nostro illustre concittadino e che riguarda la sua versione nei confronti di Mussolini. È un film molto bello perché non è un film politico, ma è un film che ci racconta un D'Annunzio diverso. Sempre per quanto riguarda il cattivo poeta, il premio quest'anno verrà dato anche al costumista, ad Andrea Cavalletto, perché? Perché D'Annunzio amava molto indossare le divise, però non tutte le divise erano regolamentate, insomma, erano anche create da lui, anche questo era un po' stilista, o comunque aveva qualcuno che gli disegnava. E il lavoro di Andrea Cavalletto è stato un lavoro di grandissima ricerca ed è riuscito a riproporre sullo schermo delle divise bellissime e quindi un D'Annunzio ancora più bello. Sono disposta a parlare di bellezza della estetica di D'Annunzio. Per quanto riguarda la regia, il premio va ad Edoardo Ponti per La vita davanti a sé. Come sapete, questo film ha fatto molto parlare di sé, sia perché la protagonista è Sofia Loren, sia perché ha rappresentato l'Italia ai primi Oscar. E con lui ci sarà anche una targa
della presidenza per la, al ragazzino, all'interprete adolescente di Ibrahima Gueye, questo ragazzino senegalese che, come ha detto Sofia Loren stessa, ha un grandissimo talento, è stato preso durante il casting, è stato notato subito, è stato subito scritturato per girare il film. Per quanto riguarda il documentario, premio Flaiano ad Alex Infascelli per Mi chiamo Francesco Totti. Diciamo, il documentario non ha bisogno di presentazioni, però è anche vero che ci viene presentato un Totti diverso, che è quasi un po' più intimista, che ci racconta la propria vita dalle origini, di quanto la sua carriera sia stata veramente costruita anche sulla propria umanità e sul proprio modo di essere. Per quanto riguarda invece il premio internazionale Flaiano alla carriera, Monica Bellucci. Come avete visto dal filmato che ci ha preceduto, Monica Bellucci è un'attrice ormai internazionale, e ha girato tantissimi film, ne ricordo soltanto qualcuno nel 2000, Under Suspicion con premio Oscar, Gene Hackman e Morgan Freeman, nel 2002 I panni nella passione di Cristo, diretto da Mel Gibson, ha impersonato i panni di Maria Maddalena recitando in aramaico. Poi con Giuseppe Tornatore in Baria e nell'ultima pellicola notissima, perché come sapete James Bond è un film che viene visto in ogni parte del mondo, ha interpretato, è stato a fianco del protagonista dell'ultimo James Bond. E noi siamo onorati di averla qui, che ha accettato questo premio, perché diciamo rafforza ancora di più l'internazionalità dei premi Flaiano, che del resto sposano l'internazionalità di Elio Flaiano, perché non lo dimentichiamo, questo grandissimo sceneggiatore non ha lavorato soltanto in Italia, ma ha lavorato in tantissime parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il premio internazionale Flaiano alla carriera, Vincent Riotta. Allora, Vincent Riotta è italo-inglese, è nato a Londra da genitori italiani, nati nella provincia di Caltanissetta, e ha studiato recitazione nella Royal Academy di Londra. E io francamente ho letto il suo curriculum, sono 3-4 pagine, cioè un attore che ha recitato dei film più diversi e più famosi, e Il Capo dei Capi, nel Giovanni il Pope John Paul II, e in Don Matteo, nell'ultimo dei Corleonesi, e l'ultimo film che ha completato nei giorni scorsi è protagonista di Gucci, sarà il padre di Lady, della signora Gucci, e quindi di Lady Gaga, che ha interpretato questo personaggio. Poi saranno con noi di nuovo anche a Pescara per la premiazione il 4 luglio anche i vincitori per la regia dell'opera prima e seconda del concorso Flaiano. Come sapete, il concorso Flaiano, in collaborazione con il MIBAC, trasmette dei film che sono visionati da una giuria di 70 spettatori e che poi decreteranno il vincitore. Quindi ad oggi non sappiamo ancora chi sarà il vincitore. Premio alla carriera per il teatro Remo Girone. Allora, quest'anno il teatro è la disciplina che ha subito maggiore difficoltà, maggiore fermo per l'emergenza sanitaria. Purtroppo erano partiti molti spettacoli teatrali che sono stati bloccati. Abbiamo pensato di darlo a Remo Girone, perché Remo Girone ormai è un'icona del teatro italiano, però ci siamo resi anche conto che Remo Girone debba essere, credo, premiato anche alla carriera, grandissima carriera cinematografica, grandissima carriera televisiva, e
non ha in ogni disciplina in cui si è cimentato, ha avuto sempre una grandissima capacità, quella di crearsi nel personaggio e farci dimenticare l'attore e farci dimenticare il suo viso e prendere le sembianze del personaggio che stava interpretando. Per quanto riguarda il teatro, prende la carriera Laura Marinoni, attrice pura, che in questo momento sta, che ha esordito con sei personaggi in Cerca d'autore, ha sempre recitato con i grandi autori teatrali e in questo momento è a Siracusa, ha riaperto il teatro di Siracusa dopo l'emergenza sanitaria nell'Elena di Euripide. Ci raggiungerà dalla Sicilia con, diciamo, un modo un po' rocambolesco, perché arriverà a Pescara, prenderà il treno e poi ripartirà qualche giorno dopo a uscire. Per quanto riguarda la regia fiction, Gianluca Maria Tavarelli, Chiamami ancora amore, programmato dalla RAI. E credo che Gianluca Maria Tavarelli è ormai un attore che, per quanto riguarda le fiction, forse dovrebbe essere scritturato ogni volta che ne viene girata una, perché anche lui ha una grandissima adattabilità al piccolo schermo e non è semplice. Per quanto riguarda la sceneggiatura, Giordano Meacci e Francesca Serafini per Carosello Carosone, la fiction è stata data in onda dalla RAI, dal canale da RAI 1, e ci racconta la storia straordinaria di Renato Carosone, il suo grandissimo musicista indimenticabile che ha portato nel mondo la musica napoletana, ma non solo. Poi Francesca Serafini, che insieme a Giordano Meacci ha scritto la sceneggiatura del sempre di Carosello Carosone. Per quanto riguarda l'interpretazione femminile, Cristiana Capotondi per Chiara Lubi. Cristiana Capotondi è un classico esempio di precocissima attrice, grandissimo talento. Ha iniziato in giovanissima età con film e con fiction che hanno sempre riportato dei grandi successi. E ve ne ricordo solo uno: La mafia uccide solo l'estate, ed anche con Di padre in figlia nel ruolo di Maria Teresa Franza. È un'attrice che in questa interpretazione in particolare non era semplice interpretare Chiara Lubi, questa attivista cattolica che ha avuto una visione differente della fede, insomma, ricordiamo che ha sempre conservato il laicato. E ha anche questa fiction ha avuto una grandissima audience, quasi 8 milioni di spettatori a puntata. Poi il mio programma culturale Via dei Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Allora, questi due personaggi, a mio dire straordinari, credo che la giuria lo abbia intuito ovviamente prima di me, e hanno realizzato questo programma per Rai 3. Ed è un programma particolare, perché è una casa aperta a tutti, dove ci sono gli amici, chi entra può parlare, può raccontare la propria storia, diciamo che è una casa atipica, però è proprio per questo che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, perché non è semplice aprire la propria casa e avere anche uno sconosciuto che ti racconta la propria storia. Miglior programma televisivo, Report con Silfrido Ranucci. Report era stato già premiato con Milena Gabanelli. Questo premio a Silfrido Ranucci va perché, diciamo, che Report difende un po' quel giornalismo investigativo che fa sempre bene, è sempre importante che i giornalisti, insomma, vadano e cerchino la verità. Qui in sala ci sono i giornalisti, quindi sapete quello che intendo, insomma, dire. E direi che Ranucci ha preso con maestria e con molta
capacità, il testimone dalla Gabbanelli, ed è anche in questo momento vice direttore di Rai 3, quindi credo che questa sua capacità giornalistica sia stata anche premiata per questo importante incarico che la televisione di Stato gli ha conferito. Premio internazionale Fariano Sezione Giornalismo e Carriera, Bernardo Valli. Allora, Bernardo Valli è, potremmo dire, forse l'ultimo degli inviati speciali, degli inviati di guerra. È stato in Algeria, nel Vietnam, nel Medio Oriente, Cuba, Nicaragua, Portogallo, Cambogia, e soprattutto è stato uno delle grandi firme di giornali quali Il Giorno, Italia, è stato reporter per la guerra dei sei giorni, di Cuba, ha scritto per il Corriere della Sera e per Repubblica. Dal 31 ottobre ha iniziato nuovamente a scrivere su L'Espresso nonostante i suoi 91 anni. Allora, questi sono quelli che vi ho letto, sono i premiati della 48esima edizione, che saranno con noi il 4 luglio. E vorrei però a questo punto chiamare, così come è avvenuto prima, con gli sponsor istituzionali, i nostri sponsor privati, coloro che ci consentono insieme alle istituzioni di realizzare. Dato sia l'assessore Damare che l'assessore Fabio Saccone, questo evento che è impegnativo, ha sui costi, ma soprattutto ha un'organizzazione dietro che sviluppa lavoro, e questo diciamo che rientra anche nel progetto e negli obiettivi del Premio Fariano, che è quello di sviluppare proprio la programmazione culturale attraverso la creazione di posti di lavoro. C'è anche con me il sindaco di Guardia Reale, poi lo chiamerò perché ci parlerà di un'iniziativa che farà insieme ai Premi Fariano. Vediamo adesso per prima il video del dottor Giuseppe Marcolitta, responsabile della direzione generale della Viperbanca, che oggi per un impegno lavorativo non è potuto essere presente, però ci teneva a darci il saluto. Prego. Buongiorno a tutti. Un saluto a tutti i presenti, con motivo di grande soddisfazione che anche per quest'anno, alla sua 48esima edizione, Viperbanca è main sponsor dei premi internazionali Flaiano. E oggi, con l'espressione anche dei nomi che saranno presenti alla manifestazione, non possiamo che essere ancora di più orgogliosi di essere al fianco di questa iniziativa, che è assolutamente un'iniziativa importante per il territorio, ma direi per l'intero paese. E come tale Viperbanca, oggi rappresentando il terzo gruppo bancario internazionale, è ancora più orgogliosa di essere al fianco dei premi internazionali Flaiano. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie al dottor Vitta. E adesso chiamerei il dottor Carlo Undani, direttore marketing di Decenco. Prego. Buongiorno. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. È innanzitutto un piacere essere qua con voi. Io devo dire, sono forse quello che abita da meno tempo in Abruzzo, in questa stanza è solo poche settimane. Vi posso dire che quello che mi ha colpito maggiormente in queste settimane è stato il grande senso di orgoglio delle persone, degli abruzzesi, che porta un grande senso di appartenenza al proprio territorio, alle proprie meraviglie, alla propria storia. Credo che questo senso di appartenenza sia stato un po' alla base anche della nascita di questo premio, ed è anche alla base dell'operato, della storia di tante aziende abruzzesi che con determinazione, capabilità e talento hanno avuto successo al di fuori dei confini regionali e dei confini nazionali. La Fratelli di Cecco, per piacere di rappresentare qua oggi, è sicuramente una delle prime e di quelle che hanno avuto maggiore successo,
dobbiamo tornare dietro di due secoli per vedere, assistere al primo premio internazionale oltreoceano della De Cecco, era nel 1886, pensate che la Statua della Libertà aveva solamente 7 anni, quindi parliamo veramente di una storia lunghissima. E questo spiega anche la vicinanza che c'è sempre stata fin dalle sue origini tra Fratelli De Cecco e il premio Floriano, con il compiacimento di aver visto questo premio crescere negli anni e diventare uno dei più importanti e più ambiti d'Italia. Quindi grazie a tutti, è un piacere essere qua. Adesso chiamerei la dottoressa Simona Di Carnazzo, responsabile marketing di Codice Cifra. Prego, parte. Buongiorno a tutti, noi siamo veramente contenti anche quest'anno di aver rinnovato questa fantastica collaborazione che abbiamo con i premi Floriano già da ormai 9 anni, e siamo orgogliosi di rappresentare l'Abruzzo in tutto il mondo, ma di sostenere soprattutto le realtà del territorio e la cultura in particolare. Ci sentiamo molto legati al premio Floriano, ai premi del cinema. E in questi anni, insomma, abbiamo sviluppato una collaborazione sempre più crescente e pensiamo comunque di rinnovare questo accordo e questa bellissima iniziativa che comunque ci rappresenta in Italia, all'estero, così come vogliamo rappresentare noi come realtà sociale tutto l'Abruzzo all'estero e sostenere soprattutto la nostra identità, la nostra cultura a livello locale. Grazie. Adesso c'è la signora Davani dell'area responsabile dell'area SociCop, anche la COP è con noi un rapporto che si sta consolidando negli anni e questo ci fa piacere perché è una grande realtà economica. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie, sono felicissima di essere di nuovo qui e di questa collaborazione così importante anche per il nostro marchio. E il nostro marchio Coppa Alleanza 3.0, io in effetti rappresento la parte sociale, quindi un potenziale di circa 50.000 soci sul territorio dell'Abruzzo, con due nostre strutture, l'ipermercato di San Giovanni di Adino e la Coppa di Monte Silvano. Io rappresento la parte sociale, quindi i nostri temi più pregnanti e importanti sono la cultura, l'educazione al consumo consapevole, la legalità con i nostri prodotti libera e poi il tempo libero. Quindi con tutte le nostre convenzioni che abbiamo di nuovo applicato per i nostri soci anche in questa manifestazione. Come cultura non potevamo mancare certo a questo appuntamento che ci vede da anni collaborazione che speriamo duri tantissimo perché porta praticamente questa realtà in giro per l'Italia, oltre che per l'Abruzzo, ma anche per il mondo intero, perché portiamo in effetti il premio di una persona veramente speciale del nostro Floriano, che è una persona poliedrica che si è cimentata in tante cose e ha avuto successo su tutte, che rappresenta l'Italia nel mondo. Ringrazio anche voi per tutto il lavoro che c'è dietro, perché anche io organizzo eventi non di questo livello, ma so quanto c'è da lavorare dietro. Vi ringrazio ancora, buona giornata. Ora chiamo la dottoressa Ilaria Spagnolo, responsabile comunicazione circuito 71, che ci parla di questo campus. Sì, buongiorno a tutti. Studenti, prego, c'è qua. Allora, intanto è un onore per il campus Circuito 71, che è una piccola realtà locale, essere a fianco a tanti sponsor così importanti. Certo, noi non potevamo non appoggiare un evento così importante, che pur essendo di levatura internazionale, comunque affonda le radici nella città di Pescara, dove il campus nasce.
Il campus è una residenza universitaria ed è pensata e costruita proprio intorno alle esigenze dello studente fuori sede, proprio in virtù dell'esperienza che hanno maturato, molto significativa, maturata dai suoi fondatori nei servizi, nell'ambito dei servizi alle università. A livello di strutture e di servizi è una residenza sicuramente nuova, elegante, molto curata, che mette a disposizione 22 posti letto, divisi in camere singole, doppie o triple, camere elegantemente arredate con tutti i comfort per i ragazzi. Ogni camera ha a disposizione, diciamo, la sua area studio, per cui per ogni posto letto c'è anche la scrivania per i ragazzi. Ma per i ragazzi che hanno piacere, per esempio, a studiare insieme o hanno bisogno di spazi più ampi, c'è una sala studio molto grande, luminosa, con tavoli, sedie, postazioni PC, videoproiettore e maxi schermo. I ragazzi sono tenuti costantemente in contatto con l'Ateneo di Pescara tramite un sistema di comunicazione LCD, dove al piano delle camere sui monitor possono leggere gli orari delle lezioni con le aule di riferimento, la stessa cosa per gli esami, appuntamenti con gli insegnanti, orari di ricevimento, insomma in tempo reale tutte le informazioni di cui necessitano per la loro facoltà. Cos'altro posso dirvi? Al piano superiore c'è la sala mensa, è una sala mensa attrezzata con chef interno che si preoccupa di preparare dei pasti adeguati alle esigenze dei ragazzi in crescita, attento ad esigenze alimentari particolari come possono essere particolari intolleranze o allergie. La sala mensa è anche una grandissima area relax, una zona comune dove i ragazzi possono passare del tempo insieme con un grande TV color, con i canali satellitari, con salottini, calcio a balilla, ping pong, insomma il tutto affaccia su questa meravigliosa terrazza panoramica che dà sul ponte Flaiano da cui si vede il Gran Sasso, dove amano passare del tempo, soprattutto durante la bella stagione, per studiare, mangiare, insomma, o godersi dei momenti di relax. Quello che mi preme dire, ed è anche il motivo per cui sponsorizziamo questo evento, è che il plus vero di questa residenza non sta tanto nel servizio in sé, quanto nel fatto che sia proprio una community dove i ragazzi riescono a vivere insieme e a condividere un'esperienza universitaria che è forse quella più forte per loro, quella che li forma di più, e affrontano questo percorso sia in una condivisione tra coetanei e sia possono sempre contare su uno staff sempre presente che organizza per loro attività di tutoring formative, che li invita a partecipare ad eventi culturali come questo, piuttosto che ad iniziative di beneficenza, insomma, per mantenere sempre vivo questo contatto con la realtà. E attenti a valorizzare le opportunità dei ragazzi, a valorizzare quelle che sono, diciamo, le loro potenzialità. Il campus è attivo dall'anno accademico 2018-2019 come unica allora realtà sul territorio di Pescara di questo tipo, ma credo che lo sia tuttora. Quindi comunque, insomma, di nuovo onorati di fare parte di questo grande evento e vi ringraziamo. Grazie. Grazie. Come ricordava il marketing di Cecco, questa è una cosa che quest'anno, diciamo, con il conferimento della medaglia dedicata al Presidente della Repubblica, è ancora più consolidato per noi. Essere, avere avuto questo percorso lungo di 48 anni, iniziato da Edoardo Tibboni, io sono qui, sto raccogliendo i frutti, sto portando avanti il suo lavoro, ma devo dire che più organizzo questi eventi, più mi rendo conto di quanto siano solide le radici e di quanta lungimiranza ci sia stata, perché oggi, come ricordava anche il ministro degli esteri lo scorso venerdì, ma anche in diretta streaming la giuria del premio Strega, il
premio Traiano e il premio Campiello e il premio Strega sono diventati i tre più grandi premi italiani. Ed è anche in virtù di questa capacità di essere produttori di eventi di qualità che ha accettato quest'anno di prendere il premio alla carriera. Giudelo, credo che non abbia bisogno di presentazioni, è un attore conosciuto da tutti, si è dichiarato onoratissimo del conferimento di questo premio, perché negli Stati Uniti si studia la materia cinematografica, è una materia universitaria in molte facoltà, ma soprattutto gli attori vengono formati nelle accademie anche con lo studio della storia del cinema. Lui ha avuto parole bellissime per Ennio Flaiano, per questo, per colui che ormai credo possa essere riconosciuto senza ombra di dubbio il principe degli sceneggiatori. Io volevo darvi un'ultima informazione prima di aggiungere altre due cose, che dalle 11 sul circuito Ciao Tickets sono in vendita i biglietti del festival che comincerà il 26. Vorrei salutare il consigliere comunale Piero Fiumpietro, che è appunto qui in Soldaci, grazie, e vorrei chiamare il sindaco di Guardia Greve qui per un saluto, perché il 14, il 15 e il 16 maggio a Guardia Greve si svolgeranno tre collaborazioni con il Premio Flaiano, tre giornate di cinema e tre serate di cinema, anzi meglio in questo caso che non sono assediato. E non è un esperimento, è l'inizio di una collaborazione, anche perché, come ci racconterà il sindaco, uno dei film è stato scelto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Prego. Grazie Carla, grazie a voi. Io sono sindaco da 9 mesi della mia città e ho voluto iniziare a concentrarmi sulla cultura, sull'arte, sul turismo. Messi insieme vanno in simbiosi, e con Carla abbiamo avuto già i primi contatti per iniziare a far uscire fuori da quello che è non solo città di Pescara, ma comunque fare in modo che anche nei piccoli borghi si cominci a masticare e ad ascoltare, a guardare quelle che sono le eccellenze, e i Premi Flaiano per noi è una grande eccellenza a livello internazionale. Questo perché? Perché fare in modo che con la collaborazione, anche attraverso le scuole, iniziare a far mettere i ragazzi di fronte a quello che è l'attività cinematografica. Ennio Flaiano è uno scrittore, sceneggiatore, critico cinematografico, e quindi lui ha iniziato, e vogliamo che ci siano anche altri ragazzi che possano iniziare sulle orme di Ennio Flaiano, per fare in modo che domani potremmo anche noi costruire il futuro a molti ragazzi della nostra città, e questo è un primo passo. Il secondo passo è quello di far conoscere anche i piccoli borghi fuori dai confini regionali. Per questo ho chiesto a Carla di cominciare questo piccolo rapporto insieme da quest'estate, dedicando delle giornate ad un compositore ormai famoso in tutto il mondo, che è Ennio Morricone. Quindi quest'anno lo dedichiamo a Ennio Morricone, con un evento anche canoro che stiamo facendo come Cuore di Guardia Greve con Susanna Ricacci, che dedicherà una serata a tutte le musiche di Ennio Morricone, e le tre serate con proiezioni di film, grazie ai Premi Flaiano, di film dove le musiche di Ennio Morricone sono diventate famose in tutto il mondo. Uno di questi tre verrà scelto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che a giorni ci diranno qual è il film che hanno scelto, e da lì può iniziare anche una collaborazione con le scuole, i Premi Flaiano e pure il Guardia Greve, che nella programmazione per l'anno prossimo vuole anche intervenire economicamente per fare in modo che si possa iniziare a conoscere i piccoli borghi sui grandi schermi. Questo è il mio pensiero, la mia idea, il mio sogno, come disse Ennio Flaiano, un sognatore ai piedi pensanti sulle nuvole. Io voglio averlo pensato anche a terra, ma per fare in modo che i piccoli borghi possano uscire fuori dai confini regionali attraverso la cinematografia, e per questo sicuramente lavoreremo in modo tale che
anche economicamente la città di Guardia di Crete può contribuire a far crescere qualche piccolo attore, piccolo regista o sceneggiatore che un domani potrà avere la sua fortuna. Grazie, vi ringrazio Carla e vi ringrazio. E anche grazie al sindaco perché anche questo è uno dei progetti di cui vi parliamo, quello di lavorare molto sul territorio, con il territorio, siamo aperti alla collaborazione con i comuni, cioè con il comune di Pescara con il quale collaboriamo, ma saremo ben lieti di svolgere in Abruzzo quelle attività di avvicinare le persone al cinema. Anche come diceva il sindaco di Guardia Crete, in quei luoghi, in quei borghi che subiscono purtroppo la distanza. Bene, io avrei terminato, vi vorrei regalare questo backstage realizzato dal nostro pluripremiato del premio Flaiano, Senza Nozze, Petec, e possiamo vederlo, e backstage è sempre una cosa simpatica perché ci svela quello che effettivamente accade dietro le quinte quando si prepara uno spot, si gira un film o una feature. Prego. Siamo il 3 e 4 luglio il Teatro Monumento d'Annunzio per la premiazione dei premi Flaiano. Vi ricordo il 26 di giugno inizierà il Flaiano Film Festival con la premiazione alla presenza del direttore artistico Riccardo Milani di Alessandro Gasman. Grazie e buona giornata.